Vorrei raccontare quello che è stata la mia esperienza in questo progetto, un'esperienza straordinaria per diversi motivi, dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano, che considero sicuramente un punto di snodo, una sorta di crescita. La prima volta che ho lavorato con Endemol, con Massimo Del Frate, che ho conosciuto in passato, e per la RAI che continua a darmi fiducia, insomma, regalandomi dei momenti e delle esperienze molto belle. Il ringraziamento va anche a Fabrizio. Fabrizio che mi ha aiutato, insomma, a cercare di far venire fuori quelle corde, no, anche attoriali, una cifra attoriale che magari in qualche modo faticavo anche in passato, no? A volte gli attori hanno la tendenza a sedersi su quello che ti risulta più facile in qualche modo. E Fabrizio sul set da regista è stato uno stimolo continuo, mi ha riconciliato in qualche modo con quello che è il linguaggio, no? O anche l'essere attore, per questo lo ringrazio davvero. Anche lavorare con certi colleghi, con la sintonia che prima, insomma, evidenziava Vanessa, a un certo punto noi eravamo lì totalmente presi da quello che poteva essere la linea, no? Della storia, sul mantenere comunque una verità delle cose, dovevi necessariamente, insomma, arrivare in un territorio che a volte ti è sconosciuto anche a livello umano, per la storia in sé, per tutto quello che noi andavamo a raccontare. Chiaramente i due personaggi, i due protagonisti si incontrano, secondo me, in quel confine tra il bisogno di dare tanto amore e l'incapacità di dare amore. Ovvero Nora, ho avuto modo di dirlo prima, è un personaggio speculare in qualche modo a Giovanni, Giovanni lo è viceversa, no? La figlia di Nora in qualche modo commette questo estremo atto di ribellione, proprio perché soffocata forse, no? Da troppo amore, mentre il figlio di Giovanni, un ragazzo di circa 8-10 anni, un preadolescente, commette un estremo atto di ribellione. Proprio perché vive un'assenza totale del padre, un personaggio totalmente immerso nel proprio lavoro, che ha seguito sempre, sempre la legge in maniera proprio precisa, un vicequestore aggiunto proprio preciso era, quando incontra Nora e inizia questa corsa contro il tempo a seguito della scomparsa delle due ragazze, capirà che forse, insomma, essere tanto ortodossi non serve. Più di tanto, bisogna anche uscire a volte fuori dalle regole per cercare di venire a capo di alcune situazioni. Detto ciò, ringrazio vivamente Massimo, Dini, Vanessa, che è stata straordinaria, è un'artista completa, un'attrice che porta in sé un bagaglio di esperienze pazzesco, una persona che ha saputo dare al progetto a livello attoriale un'istintività e una metodicità unica, da credo che questo corrisponda, insomma, alla tua caratteristica dell'essere attrice, per cui ti faccio assolutamente e pubblicamente i miei complimenti, è stato un piacere e spero che la storia, così come è stata esposta, poi corrisponda, insomma, a quello che il pubblico percepisce da casa. Una storia decisamente interessante e per quanto mi riguarda un ruolo inedito, avevo interpretato dei poliziotti in passato, ma era prettamente action, non c'era sì, sicuramente una componente sentimentale, una componente umana molto forte, ma a scavare così a fondo all'interno di alcune corde non mi era mai capitato. Quindi grazie, grazie davvero a tutti.